si restituisce quindi al lettore una figura, come dire, unitaria, complessiva di questa donna nell'ambito appunto del contesto in cui la stessa visse, quindi ci sono unitamente a quelle che sono le fotografie che la immortalano nei momenti di vita, quindi con i propri affetti, anche tutta una serie di altri elementi legati per esempio agli scambi epistolari con i rappresentanti dell'antifranchismo che stavano oltreoceano e che combattevano una guerra che Pinuccio Ginesio Maffei, come tanti suoi coetanei, aveva da tempo ormai abbandonato, che è quella con un regime, con una dittatura. Sotto questo profilo, come dire, ciò che, consentitemi un minimo di partigianeria, ciò che emerge senza ombra di dubbio, almeno appunto con un occhio un po' partigiano da parte del lettore che in questo momento vi parla, è quello certamente di una donna particolarmente emancipata, di una donna all'avanguardia rispetto ai tempi che si stavano vivendo. Considerate che in realtà era una donna che, senza sgomitare, ma probabilmente con la stessa eleganza che viene restituita da quelle immagini che la ritraggono appunto nelle foto private che vengono pubblicate in questo libro, in realtà è riuscita senza sgomitare a ritagliarsi un suo ruolo in un mondo che era prevalentemente un mondo di uomini fatto da uomini, governato da uomini. Credo che questo sia un riconoscimento, un primo riconoscimento che non si possa non fare a questa donna. E sotto un altro profilo io ritengo che fosse, o quantomeno anche dal carteggio con Cathardi e con tanti altri che vengono menzionati in questa pubblicazione, ciò che emerge chiaramente è questa sua modernità, cioè esprime quelle stesse credenze, quelle speranze, quella capacità di medesimazione nell'altro, nella posizione dell'altro che sono e che costituirono all'epoca quel supporto organico ed emblematico che portò poi alla redazione della nostra Carta Costituzionale, cioè quei valori che stavano alla base, diciamo, di quella generazione che purtroppo ai loro nasceva e aveva sviluppato la propria esistenza in un regime che ne aveva in parte soffocato le iniziative e che quindi si doveva anche preoccupare in un certo qual modo di una sorta di difesa ad oltranza. Un anno dopo, quel 1959, in cui la poesia che abbiamo prima ascoltato venne premiata ai Giochi Floreali di Parigi, avvenne un accadimento particolarmente importante nei rapporti tra la comunità algherese e quella catalana. Quello che venne poi definito come rattrappement, ovvero vi fu una mattina ad Alghero una nave che raggiunse il porto della città catalana e dalla quale sbarcarono 150 tra intellettuali e appartenenti alla società civile, in una sorta di rincontro, di ritrovamento tra due mondi che per tanto tempo, per ragioni prevalentemente politiche, erano stati lontani e separati e che avevano fatto e avuto moltissime difficoltà a mantenere i rapporti. All'epoca, insieme a tantissimi cittadini di Alghero, dinanzi a quel porto, a quella nave che stava per attraccare, c'era anche un ragazzo che all'epoca aveva 14 anni e con tutto l'entusiasmo che si attribuisce di solito a chi ha la giovane età e ha soprattutto, come dire, un fervore culturale già da quando è ragazzo, questa iniziativa ovviamente sembrò l'inizio di tutta una serie di ulteriori contatti e di come dire, dinamiche che avrebbero caratterizzato poi negli anni futuri i rapporti tra le due comunità. Quel ragazzo oggi è seduto qua a fianco a noi, si chiama Carlo Secchi, è qua alla mia sinistra, è stato sindaco di Alghero ed è stato anche consigliere regionale, ma ciò che a me più importa è che qui siede accanto a noi perché è senza dubbio la più grossa autorità, come dire, in materia di cultura catalana, lingua catalana e algherese in generale. Rappresenta, come dire, buona parte del mondo culturale algherese attraverso l'associazione Opera Cultural alla quale si attribuisce il pregio di promuovere, di valorizzare, di come dire, coltivare giorno dopo giorno questa sorta di isola nell'isola che Alghero rappresenta nell'ambito dello scenario regionale sardo. E chiederei quindi a lui, che probabilmente meglio di chiunque altro è in grado di rispondere a questa mia domanda,
come si collocava Pinuccio Ginesio Maffei nell'ambito del panorama culturale dell'epoca e come si potrebbe o si, o eventualmente si colloca oggi, se ancora un ruolo si può attribuire. Grazie. Grazie a te e grazie a voi tutti che siete qui presenti per ricordare e festeggiare una figura a noi particolarmente cara, che è Pinuccia Ginesio Maffei, un'algherese autentica, così mi piace definirla, che ho conosciuto fin da bambino, perché lei, maestra elementare, era collega di mio padre, coetanea di mio padre, anche lui insegnante elementare. Era quel mondo che dava alla società, dava alle istituzioni figure autorevoli, rispettate, riconosciute, di prestigio, a cui spesso venivano affidati anche incarichi importanti nelle istituzioni e nella società. Erano un punto di riferimento per i ragazzi che frequentavano la scuola. Il maestro elementare, lo ricordo così io, il mio, che era Matteo Falchi, così si chiamava. Rappresentava un punto di riferimento per noi tutti, per le famiglie, però vi devo dire, era quella realtà che offriva anche molte figure, per esempio alle assemblee elettive, ai consigli comunali, nelle istituzioni. Oggi devo dire, nelle assemblee elettive il mondo della scuola è quasi scomparso, perché le cose stanno andando così. Quindi per inquadrare Pinuccio Ginesio in un contesto, in una società che tra l'altro era anche abbastanza piccola, nonostante fosse allora Alghero la terza città della Sardegna, dopo Cagliari e Sassari. E quest'Alghero, che è una realtà particolare, che è una terra sarda di lingua catalana, come a me piace definire me stesso e gli algheresi, comunità sarda di lingua catalana, era una, come dire, una realtà un po' privilegiata rispetto al resto della Sardegna, che uscivamo tutti da una tragedia come la Seconda Guerra Mondiale e che però vivevamo quel momento come una vigilia. La vigilia è quella che precede la festa. Si respirava in quegli anni e si guardava al futuro con entusiasmo, con desiderio, con un'aspettativa forse anche eccessiva, ma legittimata, giustificata, perché si era convinti che il peggio era passato. Forse non tanto la mia generazione, io sono nato nel 46, sono nato nel maggio del 46 quando ancora c'era il re in Italia, è durato un mese, perché poi col 2 giugno fortunatamente era il re di maggio, così come viene ricordato. Però soprattutto chi prima di me aveva conosciuto quella terribile fame del 43, oggi, ancora oggi, quando dice che cosa ti ricordi di quei tempi? Soprattutto la fame. Però con la fame, che era terribile perché c'era veramente poco e la gente si arrangiava in tutti i modi, si guardava al futuro con entusiasmo. La gente aveva voglia di ritrovarsi, di stare insieme, di divertirsi, gli bastava poco. I bambini quasi niente, c'era solo l'estro e la fantasia che li aiutava ad affrontare il futuro. Le famiglie però guardavano con un pizzico di entusiasmo al futuro. Per inquadrare però Pinuccio Ginesio e la sua opera letteraria, bisogna inquadrare Alghero in quel contesto che oggi viene definito la catalanità e i rapporti tra Alghero e la Catalogna. Alghero si ritrova o recupera le sue origini catalane grazie ad una poesia, che è la poesia con la quale Ignazio Pillitto, archivista dell'Archivio Storico di Cagliari, partecipa nella seconda metà dell'Ottocento a una delle prime edizioni dei Giochi Florazzi della lingua catalana, che erano stati creati Milà e Fontanalsi per ridar vigore alla produzione letteraria in lingua catalana in Catalogna. Venuto a sapere dei giochi Florals, il Pillitto, che era di lingua sarda, manda una poesia in lingua catalana. La cosa naturalmente suscita una straordinaria curiosità
e si chiedono i membri della giuria come mai dalla Sardegna arriva una poesia in catalano. La giustificazione, Pillito risponde e dice: ma io vivo in mezzo a documenti catalani perché nell'archivio dove lavoro ci sono pergamene, carte reali, documenti, codici interamente scritti in catalani e io lavoro, studio, trascrivo, traduco tutta documentazione in catalano, quindi è una lingua che conosco, che appreso, mi appassiona, mi incuriosisce, però sappiate, a voi che manifestate questo interesse e curiosità, che in Sardegna, ad Alghero, c'è una comunità che vive, parla e comunica in catalano. Questo suscita naturalmente la curiosità nei catalani. Milè Fontanasse, che è un grande uomo di lettere, di cultura e di letteratura, dà incarico a Martorelli Pegna, che era un archeologo, che con un gruppo di archeologi catalani fanno una spedizione nel territorio della Nurra, quindi nel nostro territorio, per studiare la civiltà nuragica ed entrano in contatto con gli algheresi che vivevano nei campi, e gli algheresi che vivono nei campi parlano, sono bilingui, sardi e algheresi, perché la lingua del campo e dei pastori anche nella Nurra di Alghero era prevalentemente il sardo, e scoprono che parlano il catalano. Questa ve la faccio breve, suscita l'interesse e la curiosità del grande diplomatico spagnolo Eduardo de Güell, che era catalano. Esaurita una missione diplomatica a Cagliari, si trasferisce ad Alghero, dove rimane del tempo, documenta, raccoglie poesie, tradizioni, nomi di animali, di piante, di luoghi, tradizioni popolari, religiose e quant'altro, e da lì inizia il, come dire, la ripresa delle curiosità, degli interessi e dei legami tra Alghero e la Catalogna. Agli inizi prevalentemente Barcellona e il territorio vicino, però questo è il come Alghero riscopre la sua catalanità. Sono i catalani che la scoprono, i catalani che iniziano a studiare e documentare. Toda scrive tre libri. Il primo è l'Algheu, un popolo catalano d'Italia, e il secondo è Bibliografia catalana di Sardegna, e il terzo è Poesia catalana di Sardegna. Da lì iniziano le curiosità ed è veramente il primo e vero ritrovamento tra Alghero e catalani. La curiosità in quel momento, in quegli anni, è prevalentemente di tipo linguistico: come scrivete voi, come scriviamo noi, come si scrive questo, avete libri, avete grammatiche, avete dizionari, siamo in una fase in cui la lingua catalana non è normata da un codice unico, perché l'unificazione linguistica avverrà negli anni 30 per iniziativa del grande linguista catalano Pompeu Fabra, che sarà quello che praticamente inventerà Sallimba catalana comuna, per usare un termine che è diventato di moda in questi anni, per iniziativa del Consiglio regionale. E quindi da lì le cose cambieranno. Questa fase si esaurisce praticamente intorno al 1906, quando a Barcellona viene convocato il primo congresso internazionale della lingua catalana, alla quale partecipano due algheresi, che saranno il maestro Giovanni Palomba e Ramon Travaglietti, noto con Antoni Ciuffo, che farà una comunicazione sulla tradizione. Poi arriverà la prima guerra mondiale, il fascismo in Italia, il franchismo in Spagna, la seconda guerra mondiale, le relazioni in quegli anni sono debolissime, episodiche e rarissime, e la ripresa avviene invece negli anni 50. E ci troviamo negli anni 50, in cui Alghero esprime un gruppo di intellettuali e di figure che trovano nella poesia, non solo nella poesia e nella canzone, però la canzone spesso attinge a piene mani dei testi letterari, dei testi poetici. Pinuccia Ginesio ne è un esempio concreto, perché alcune delle liriche di Pinuccia Ginesio rappresentano nell'antologia della canzone algherese alcune delle canzoni più belle e più cantate in Alghero. Con questi c'è tutta una serie di figure. Nel 1958, a 100 anni dalla istituzione dei Giochi Florali della lingua catalana, che si erano tenuti in Sud America, viene istituita anche la sezione algherese. Ci partecipa per la prima volta Antonio Simon Mossa, il mitico architetto nazionalista sardo, grande dirigente del Centro di Studios Algheresis, che era stato fondato nel 1953 ad Alghero, per iniziativa di un gruppo di intellettuali, tra i quali Antoni Era, Raffaele Catardi, Raffaele Sari, Antonio Simon Mossa stesso ed altri, partecipa con una segnalazione. Ma l'anno
in cui ci sarà una larga partecipazione degli inglesi sarà nel 59, quando i Giosi Floracci, che si tenevano in esilio. In esilio perché nello Stato spagnolo, nella penisola iberica, erano proibiti perché era proibito l'uso del catalano. Partecipano in molti inglesi, tra i quali Pinuccia Ginesio, con quella splendida lirica L'alba che abbiamo sentito prima, e ottiene un premio che purtroppo lei non può ritirare, e ritira il generale Catardi in quanto presidente del Centro di Studi Sacra Jesus. Ecco, questo in questi anni si sviluppa e cresce, come dire, quel sentimento reciproco di fratellanza, di amicizia, di stretto legame e passione che unisce le due comunità, che porterà poi al viaggio del rattrovamento che ricordava prima Mario. E in quegli anni Alghero diventa una meta ambita dei catalani, e per Alghero il contatto con la Catalogna diventa un'occasione importante di crescita e di sviluppo. Vi devo ricordare che in quegli anni, i primi anni 60, Alghero diventa anche la porta d'oro del turismo in Sardegna, quindi è una città che comincia a diventare una realtà internazionale. Chi scopre il turismo all'Alghero città turistica sono soprattutto i nord europei e in particolare gli inglesi, e da lì però le relazioni si fanno vive. Quando il Centro de Studis Algheresus incomincia la sua attività come associazione culturale, è, come dire, in algherese diciamo un brasol, una culla che accoglie tutto questo fermento artistico, letterario, poetico, di figure che si cimentano, giovani e meno giovani, nella poesia, nella canzone, nella letteratura, ma anche in arte. Come ricordava Mario Maffei, in questo mondo prevalentemente maschile la presenza femminile è ridotta all'osso. Ho cercato di recuperare l'immagine di qualche figura femminile che stacchi dall'indifferenza o dall'apartheid, come dire, per effetto di un'occupazione massiccia nell'elemento maschile, e devo dire che si affaccia in quel momento, e soprattutto in campo poetico, un'altra donna che un giorno magari ricorderemo, che è Antonella Salvietti, morta da poco, che era segretaria del Centro de Studis Algheresus, e che anche lei scrive delle splendide lettere. Ne scrive poche, io ne ho raccolto 15, non credo ce ne siano altre. E a lei abbiamo dedicato, insieme a Pinuccia Ginesu, nel 21 marzo del 2013, in occasione del centenario della nascita del grande poeta catalano Salvador Espriu, la giornata mondiale della poesia, con un recital che abbiamo fatto ad Alghero, nella sala del comune, per ricordare due donne che hanno dato il meglio della lirica al femminile in lingua catalana. Dicevo però, cercando di trovare un altro poeta, che è poetessa anche lei, anche se si esprime con un'altra forma artistica, che è la pittura, Verdina Pensè. Gli algheresi sicuramente la ricordano e la conoscono, anch'essa donna di scuola, pittrice di straordinario talento, conosciuta anch'essa in Catalogna, è stata anche forse la prima donna consigliere comunale e assessore nel comune di Alghero. Negli anni 50, tra gli anni 50 e 60, quella che insieme a Filippo Figari si adopera per far nascere ad Alghero la scuola del corallo. Quindi, come vedete, il mondo della scuola è un mondo che traina la società algherese verso una forma di emancipazione. Le donne sono poche, ma quelle che ci sono buone. Nel senso autentico della parola, nel senso che sono determinate, capaci, che danno contributi importanti. Questo è il secondo rattrovamento, però, che sono gli anni in cui fanno venire fuori l'opera lirica di Pinuccia Ginesu. Alghero è disseminata di poeti, tant'è che qualche volta mi permetto di dire, io sono uno dei pochi algheresi che non scrive poesie, però di poeti anche di talento, perché pensate dalla vecchia poesia del Joan de Giorgio Vitelli, cioè di Cravigliette, di Pais, che avevano partecipato al movimento La Palmavera del 1906,
Si aggiungono in questi anni, emergono negli anni 50 e 60, figure di alto livello come Antonio Vallero. Antonio Vallero De Candia, voi pensate, nel 1957 è il primo poeta che vede pubblicata una sua antologia, Vira, che vuol dire vita, dall'editoriale Barsino di Barcellona. Quindi un'attenzione, una conoscenza, con una prefazione di Ferran Soldevilla, che è uno dei più grandi intellettuali storici dei paesi catalani. Ma insieme a lui, Raffaele Catardi, Antonio Colonzo, li leggo perché me ne dimenticherei qualcuno, Francesco Manunta, Angel Caro, che era tra l'altro coetaneo di Pinuccio Ginesio, Pasqua Scanio, Raffaele Sari, la stessa Pinuccio Ginesio e Antonella Salvini. E altri minori che diventeranno poi via via, col crescere, figure importanti nella produzione letteraria e poetica di Antonio. Mi chiedo se Pinuccia Ginesu non fosse morta, scomparsa così giovane, che cosa ci avrebbe dato e quale altro contributo? Sicuramente è una figura che abbiamo perso tutti, la famiglia in modo particolare, ma che ha perso Alghero. Una figura che avrebbe dato un contributo importante alla crescita di quel movimento culturale, letterario e non solo, che ha contribuito, come dicevo prima, con l'impegno civile anche a un'emancipazione, a una crescita della comunità algherese. Col secondo ritrovamento si esaurisce un'epoca, perché negli anni 70 praticamente muoiono quasi tutti di questi che vi ho nominato. Prima a morire Antonio Simo, forse più giovane, nel 71, però nel 74 muore il Catardi, che era una figura di riferimento nel mondo del catalanismo, nel mondo della cultura algherese, sovrintendente onorario della città di Alghero per conto della sovrintendenza regionale, figura di grande prestigio, militare di ferro, era stato commissario della PAI, che era polizia dell'esercito in Africa in epoca fascista, quindi potete immaginare che uomo era, però che esprime attraverso la sua poesia delle liriche così alte e di così alto livello che stupisce che un militare possa arrivare a produrre una lirica così elevata, e così via tutti gli altri. Per aprirsi poi invece quella che è la terza fase, concludo dicendo che nella seconda metà degli anni 70, scomparsi i grandi, esaurita una fase, si inizia una relazione diversa. Oggi Alghero ha una relazione quasi quotidiana con la realtà dei paesi catalani, non solo con la Catalogna e Barcellona, ma con le isole Baleari, il Paese Valenziano, la Catalogna Nord francese, la comunità di Andorra, con la quale fra l'altro abbiamo anche delle convenzioni, degli scambi, tutta una serie di relazioni importanti. È la fase, come dire, quando due comunità emancipate, democraticamente evolute, si incontrano. Considerate però che nel 1980 nello Stato spagnolo arriva la democrazia, arrivano le prime elezioni democratiche, usciamo dal franchismo, morto Franco, c'è quel periodo di transizione, però poi nel 1980 inizia quella fase che porterà quindi ad avere rapporti e relazioni comuni con il resto del mondo e in particolare con Alghero, che rappresenta per loro, come dire, quel vezzo, quel qualcosa di particolare che noi provocatoriamente gli diciamo: Alghero così piccola, così periferica, così problematica, però così importante per far grande, ancora più grande, i paesi di lingua catalana. Ecco, in tutto questo mi piace ricordare che Pinuccia Ginesu ha dato un suo contributo perché tutto questo accadesse, perché noi tutti oggi possiamo, come dire, collocarci all'interno di questa realtà, che oggi è una realtà che universalmente è riconosciuta come tale. Oggi sempre più la stampa, la televisione, i mezzi di comunicazione, le relazioni individuano Alghero come la comunità catalana d'Italia. A noi piace dire sempre comunità catalana di Sardegna. È più precisa, più puntuale, e fa anche più suona meglio, fa più effetto, perché così deve essere e così è. Io vi dico che ho iniziato la mia esperienza politica dando vita insieme ad altri compagni a un movimento politico che abbiamo chiamato Sardegna e Gibraltar. Quindi il riferimento è all'idea della nazione sarda, però utilizzando nel
nello scrivere, nel definirla la lingua catalana, perché è la lingua della nostra comunità ed è un elemento che arricchisce non solo i catalani, ma io credo arricchisce soprattutto la comunità e la nazione sarda. Io finirei questo primo intervento, se poi è opportuno, certo.